Faccio di buon grado gli onori di casa. In questi giorni succede molto spesso perché ospitiamo tante cose che ci fa piacere avere qui in teatro e con grande piacere stasera concludiamo questo ciclo di letture dantesche che ancora una volta ci hanno portato attraverso le voci dei grandi attori che sono la più grande ricchezza che il teatro ha, la voce del poeta, e ce l'hanno portata non sempre attraverso l'usata ma sempre bellissima Divina Commedia, ma anche mediante la ricchezza di tante altre opere che Dante Alighieri ha composto. Per noi della Pergola è veramente un appuntamento importantissimo, al quale attribuiamo un grandissimo valore, perché ci lega appunto da una parte agli attori, dall'altra alla figura di Dante attraverso la Società Dantesca Italiana, che è una grandissima ricchezza per Firenze in primis, perché è una realtà che è sempre in movimento, è sempre idee nuove, e per tutto il mondo, perché porta avanti gli studi danteschi con grande efficacia e fervore. Devo ringraziare, oltre alla Società Dantesca Italiana, oltre ai membri del comitato scientifico che hanno individuato le personalità da invitare a leggere, gli attori da invitare a leggere, oltre al professor Riccardo Bruscagli che con grande savoir-faire anche teatrale introduce sempre le letture. Devo ringraziare ovviamente e oltre a Stefano Massini che quest'anno ha mostrato, oltre alla sua conosciuta abilità di drammaturgo che qui non palesa in questa sede, ma un'abilità di organizzatore teatrale veramente straordinario, devo ringraziare l'ente Cassa di Risparmio che sostiene questa iniziativa e una serie di altre cose e che qui è veramente di casa. Allora io non metto altri indugi, faccio il presentatore del presentatore, chiamo Fabrizio che poi vi spiegherà e vi introdurrà il resto di questa serata. Grazie a tutti di essere venuti, grazie. Buonasera, benvenuti al quarto ed ultimo appuntamento con il premio Francesco Mazzoni e Leggere Dante 2008, organizzati dalla Società Dantesca Italiana in collaborazione con l'Ente Teatrale Italiano, che ci ospita come sempre al Teatro della Pergola. L'Università degli Studi di Firenze, nel suo Dipartimento di Arte, Musica e Spettacolo e Rinascimento Digitale. Il premio Francesco Mazzoni nasce come riconoscimento a grandi interpreti del teatro italiano, attori e attrici dai percorsi diversi, dalle diverse età e scelte espressive. Un premio consegnato nel nome di quella curiosità appassionata con cui Francesco Mazzoni declinava l'idea di una cultura aperta e viva, di cui sono prova queste iniziative teatrali dantesche da lui tanto volute, seguite e onorate. Dopo le premiazioni di Toni Servillo il 29 febbraio scorso, di Gabriele Lavia il 13 marzo e di Anna Bonaiuto il 3 aprile, questa sera il riconoscimento viene infine consegnato a Giulia Lazzarini. Semplicemente che non trovavo.
Il comitato scientifico del premio Francesco Mazzoni, composto da Siro Ferrone, Renzo Guardenti, Stefano Massini, Stefano Mazzoni e Riccardo Ventrella, ha assegnato il riconoscimento con la seguente motivazione. Fiore all'occhiello e protagonista indiscussa della grande stagione del piccolo teatro streleriano, ha saputo mantenere intatta la fama di artista sensibile ed intensa, sismografo dei più intimi risvolti psicologici nei personaggi classici e al tempo stesso garanzia di epica tragicità per quelli contemporanei. Un percorso d'attrice che vale come eccellente rarità nel discontinuo e balbettante sistema teatrale nostrano. Negli anni 50 Giulia Lazzarini è una giovane allieva del Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. Debutterà in teatro nel 1954 con Grattacieli di Giannini. Ma già dall'anno successivo inizia a lavorare al Piccolo Teatro di Milano, diretto da Giorgio Streller, ed è subito in tournée con uno dei più storici spettacoli italiani, ovvero l'Arlecchino Servitore di Due Padroni, del quale la Lazzarini seguirà il formidabile percorso dalla prima folgorante edizione con l'Arlecchino di Moretti fino a quella ultima di Ferruccio Soleri. Negli anni successivi Giulia Lazzarini è parte integrante di un teatro che vivrà momenti di irripetibile coesione in una serie illuminante di spettacoli necessari che la vedranno costante protagonista, da Platonov e Il giardino dei ciliegi di Chekhov all'Egoista di Bertolazzi. E già basterebbero questi titoli ad affermare il senso di un'eccellenza, se non fosse che nel suo carnet di interprete figurano altri allestimenti epocali, come Vita di Galileo e l'opera da tre soldi di Brecht, fino alla più famosa versione della Tempesta di William Shakespeare, dove era una leggerissima Ariel sospesa a volare sul palcoscenico del Piccolo Teatro. Un'immagine destinata a restare nell'iconografia teatrale, almeno quanto il suo profilo di donna interrata fino al busto per giorni felici di Beckett. Nel 1986 inaugura il Piccolo Teatro Studio, in scena al fianco di Giorgio Streller con Elvira o La passione teatrale di Jouvet, poi ripreso nel 97, così come nei Giganti della Montagna, pochi mesi prima della morte del regista, con cui aveva interpretato nel 1988 anche Faust nel ruolo di Margherita. L'elenco dei titoli e delle sfide sarebbe interminabile e da questa rassegna di fiori volentieri citiamo nella primavera 96 Madre Coraggio di Sarajevo, oltre ai molti lavori con la regia di Carlo Battistoni, da Buonanotte Mamma nel 1985, alle Case del Vedovo di Shaw, Minni la Candida di Bontempelli, Intermezzo di Girardot e Grande e Piccolo di Boto Strauss, per finire con i più recenti Erano tutti i miei figli di Miller e Il Ventaglio, allestito al Piccolo Teatro da Luca Ronconi per le celebrazioni del centenario goldoniano. Chiamo a consegnare il premio il presidente della Società Dantesca Italiana, professor Enrico Ghidetti. Grazie e benvenuti a questa serata che è l'ultima e conclusiva e come succede per i fuochi d'artificio con una grandissima attrice che ringrazio di aver accettato appunto il nostro invito. Prima di consegnare i premi vorrei richiamare la vostra attenzione sulla scheda che avete ricevuto all'entrata. Vi saremmo molto grati se la voleste riempire e poi restituire all'uscita, c'è uno scrigno dove potete depositarla. Grazie ancora. Adesso consegno alla signora Lazzarini la targa del premio Francesco Mazzoni, relativo, quindi ancora la Divina Commedia con le illustrazioni di Sandro Botticelli, la appoggio qui, ecco, sì, altrimenti. E poi ancora la medaglia d'oro della Società Dantesca. Poi basta, ho concluso. Grazie a lei. Carissima. Grazie a lei. Tutto questo. Grazie infinite, io non so come ringraziare questo premio. Al microfono.
Ecco, non so veramente come ringraziare, ho pochissime parole, tante dentro di me, pochissime che escono, perché così un premio così, voglio dire, articolato, con tutto questo curriculum, così vuol dire un premio alla carriera, diciamo, ecco così, a un percorso. E quindi questo naturalmente non può che inorgoglirmi, ma anche tutto sommato darmi un certo tipo di scossa, per cui ecco, pensavo, questo gentile ragazzo non ha visto neanche uno spettacolo di quelli che ha nominato sicuramente. E quindi purtroppo il teatro è così, insomma, si tramanda a parole e si parlerà del teatro, si può raccontare, però sì, a parte i video così, che però insomma voi sapete benissimo non hanno la magia dello spettacolo, e quindi cioè riproporsi o mantenersi, diciamo, a galleggiare, ecco, attraverso gli anni ed essere sempre abbastanza, voglio dire, attuali o riconoscibili anche dalle varie generazioni, è un titolo di merito che, voglio dire, di cui non mi voglio appropriare, perché io ho fatto cose, grazie a Dio, bellissime, ma non tutte merito mio, voglio dire. Io ho collaborato molto, con molta passione, però dico, ho avuto la fortuna di questo incontro con il Piccolo Teatro di Milano, diciamo, proprio ai primi anni della mia esistenza, diciamo, di teatrante, e dopodiché ho portato avanti il mio discorso con molta dedizione e con questo senso di appartenenza che ancora ho, perché ancora adesso sono milito al Piccolo Teatro di Milano, naturalmente con uno spettacolo di un nuovo direttore che è Luca Ronconi e non più di Strehler, però voglio dire anche con delle riprese, sino all'anno scorso sempre abbiamo ripreso I Giorni Felici, portandolo felicemente a Mosca o a Leningrado, a Cracovia, a Parigi, insomma a Berlino, l'abbiamo portato un po' ovunque, e quindi per quello che mi riguarda, sin dove posso, porto con me e cerco di far conoscere la storia che appartiene a tutti voi, voglio dire, non solo. Per noi ci vediamo dopo. Arrivederci. Ed ora, come è tradizione di leggere Dante, lascio la parola al professor Riccardo Bruscagli per un'introduzione alla lettura dantesca di oggi, il cui tema è le ricchezze in Dante. Vi ricordo che non è permesso tenere accesi i telefoni cellulari in sala, registrare video o scattare foto. Buonasera. Assolutamente. Io sono fratello e ci vediamo tra pochi minuti, io ascolto. Grazie. Che cosa pensi della ricchezza? Dante ce lo spiega a chiare lettere nel trattato quarto del Convivio, costruito al solito come un commento intorno ad un testo poetico, ovvero, in questo caso, alla canzone Le dolci rime d'amor ch'io solea, la prima
delle nostre letture di questa sera. È stato osservato che la parola ricchezza non compare mai nella Vita Nuova e nelle rime di Dante. Ricorre solo 4 volte nella Commedia e ben 38 volte invece in questo Trattato IV. La canzone e il suo commento costituiscono dunque un vero e proprio concentrato manifesto ideologico, nel quale Dante, messe, come gli dice, momentaneamente da parte le dolci rime e l'ispirazione amorosa, si volge a quella morale e con piglio quasi di proselitismo ideologico. Nel commento alla canzone egli chiarisce che il suo scopo è quello di gridare alla gente che per mal cammino andavano a ciò che per diritto calle si dirizzasse. Che cosa sente l'urgenza Dante di gridare alla gente sviata? Che, contrariamente a quello che si crede, la gentilezza, ovvero nel senso antico la nobiltà, non dipende dalla ricchezza. Più esattamente, che non si è gentili, nobili, per schiatta che lungamente in gran ricchezza è stata, e che non vale nulla vantarsi dicendo «i fui nipote o figlio di cotal valente», ovvero di questo o quel valoroso antenato. È la solenne smentita di un pregiudizio che, secondo Dante, risalirebbe addirittura a Federigo di Soave, ultimo imperatore degli Romani, ossia Federico II stesso, il quale, parole di Dante, domandato che fosse gentilezza, avrebbe risposto «antica ricchezza e belli costumi». Un binomio, dice il nostro poeta, che l'opinione volgare ha ulteriormente impoverito, cassando l'ultima particola, cioè i buoni costumi, e finendo con l'identificare la nobiltà in pratica con la sola possessione d'antica ricchezza. Dunque, Dante contro Federico II. È fin troppo facile leggere in questo spregio dantesco per le ricchezze antiche una rivolta dell'età nuova contro la vecchia, la rivalsa di un indomito spirito egualitario contro i privilegi di tradizione, il levarsi delle fiere repubbliche comunali contro l'antico prestigio feudale. D'altra parte, è proprio il testo che Dante considera fondativo della nuova poesia volgare, di quello che proprio lui battezza dolce stil novo, e cioè la canzone «Al cor gentil rempaira sempre amore» di Guido Guinizelli, non aveva già proclamato che la gentilezza, la nobiltà d'animo, il cuor gentile non dipendeva dall'aristocrazia della discendenza, ma dalla natura. «Gentil per sclatta torno», aveva fatto dire Guinizelli ai suoi superbi nobili di sangue, solo per contraddirli affermando che se il loro cuore era di fango sarebbe rimasto villano, non gentile. E nel seguito del Trattato IV, argomentando sottilmente contro il pregiudizio dell'antichità di sangue, Dante mette in opera ragionamenti che saranno poi cari a tutti i contestatori del privilegio nobiliare, dal Parini del Dialogo sulla nobiltà al Totò della Livella. Se l'antichità è necessaria alla nobiltà, che cosa ne consegue? Che un villano non potrà mai tramutarsi in nobile perché non ha alle spalle il tempo richiesto? E allora come hanno fatto i nobili a diventare nobili? Si rischia di tornare indietro di generazione in generazione fino a Adamo, come infatti sarcasticamente scrive Dante. Dunque, se esso Adamo fu nobile, tutti siamo nobili. E se esso fu vile, tutti siamo. Tra i motivi di viltà delle ricchezze, Dante registra nel Trattato IV anche quello di essere distribuiti a casaccio dalla fortuna. È un motivo che torna nella Commedia, nel canto VII dell'Inferno, ma orchestrato in maniera più complessa, all'interno di un irraggiamento concettuale e ideologico che finisce con l'abbracciare i temi interconnessi dell'avarizia, della prodigalità, della liberalità, della povertà. Il canto VII, ricorderemo, è quello degli avari e dei prodighi, puniti qui nell'identica maniera e anzi costretti ad una eloquente manovra simmetrica. Gli uni e gli altri si muovono intorno al girone loro assegnato, spingendo pesi col petto per forza di poppa, dice Dante, compiuto un semicerchio e se si incrociano, si insultano a vicenda, perché tieni, perché burli, cioè perché butti via, e si girano per compiere all'incontrario lo stesso semicerchio.
A taluni il contrappasso è sembrato un po' vago, un po' debole, ma sembra evidente che qui Dante vuol significare, attraverso questa specifica modalità di pena, la totale insensatezza della brama sconsiderata di ricchezza. Il moto faticoso, stupido, improduttivo del voltolare un sasso, con ovvia reminiscenza del supplizio di Sisifo nell'Erebo classico, qui riproduce icasticamente la fatica di chi accumula tesori, per puro piacere del possesso, gli avari, o per profonderli sconsideratamente, i prodighi, ma ciò per Dante non fa evidentemente differenza. Nell'uno e nell'altro caso rimane stigmatizzata la cecità di uno sforzo inutile, brutale, senza fine e senza scopo. Questo episodio, fra l'altro, Dante non riconosce nessuno dei peccatori, ed è un caso raro. Anche tra gli ignavi, che gli pure aveva contemplato con evidente sprezzo, aveva detto di aver riconosciuto qualcuno, colui che fece per viltà del gran rifiuto, pur se non ne aveva intenzionalmente svelata l'identità. Ma qui i peccatori appaiono tutti del tutto irriconoscibili. Una massa più ch'altrove troppa, cioè tanto numerosa quanto anonima, la sconoscente vita che i fessozzi ad ogni conoscenza orli fa bruni. Dunque, all'inferno, il possesso delle ricchezze, sdoppiato nei due estremi simmetrici dell'avarizia e della prodigalità, nonché legittimare una distinzione aristocratica e provvedere allo splendore del nome, conduce per ulteriore più segreto contrappasso al grigiore, al bruno indistinto dell'anonimato. Cambia semmai in questo episodio infernale l'aspetto della fortuna. Nel convivio, abbiamo visto, fattore di imperfezione e viltà delle ricchezze, qui riscattata come intelligenza angelica che, ben lontana dalla capricciosa vanità della sua raffigurazione mitologica classica, esegue puntualmente i misteriosi voleri di Dio e, sua fedele ministra, volve sua spera e beata si gode. In altre parole, anche Dante sa, come ogni cristiano, che le bizzarrie della fortuna appaiono tali soltanto ai nostri occhi umani, che anche le ingiustizie e le disgrazie hanno un significato, che la miseria, la povertà, l'umiliazione di quaggiù si compongono nella paradisiaca intelligenza dell'angelo della fortuna in provvidenza. Ma è dura e lunga la strada che corre fra l'esperienza delle pene umane e la loro ricomposizione in un senso, in un destino, in una missione. È la distanza che separa due altre letture che ascolteremo, molto diverse fra loro. Una è una lettera, anzi quasi niente più che un biglietto di scuse, e l'altra è la grande pagina della commedia in cui, nel cielo di Marte, Cacciaguida svela definitivamente a Dante il suo amaro futuro, la macchinazione politica ai suoi danni, l'abbandono di ogni cosa diletta più caramente, la miseria e l'umiliazione dell'esilio. La lettera è una missiva che Dante invia a Oberto e Guido, come sentiremo, conti di Romena, per porgere le sue condoglianze in occasione della scomparsa del loro zio, l'illustre conte Alessandro, e per scusarsi in pari tempo di non essere intervenuto alle lacrimose esequie, come gli scrive. Il che, confessa Dante con disarmante franchezza, non è dipeso né da negligenza né da ingratitudine, ma dalla sua povertà. Il poeta, insomma, non si è trovato in tasca i soldi per il viaggio. Senza armi, senza cavalli, non si è potuto permettere di muoversi fino a Romena. Il tono della lettera è di alta indignazione per il suo stato di esule immeritevole, ma conserva non di meno un toccante sapore di umile quotidianità, di minuta vita vissuta. È la testimonianza al vivo, nel frangente di una contingenza minima, del destino profetizzato da Cacciaguida: tu proverai, siccome sa di sale lo pane altrui e come è duro calle lo scendere e il salire per le altrui scale. Ma non sarà casuale che la povertà di Dante esiliato sia profetata da quello stesso Cacciaguida che aveva appena rievocato le virtù della Firenze dei suoi tempi. Firenze, dentro della cerchia antica, onde la toglia ancora è terza e nona, si stava in pace, sobria e pudica. La povertà che Cacciaguida imprime sul futuro di Dante come un sigillo di elezione, come la cresima di una vera nobiltà,
sollevando le amare vicissitudini dell'esilio nella luce dell'Eterno, assume entro la sua rievocazione dell'antica Firenze un valore non più soltanto individuale, ma collettivo, politico. L'austera sobrietà della Firenze di Cacciaguida trionfa qui come compiuto ideale di convivenza civile. Stavolta, oggetto di spregio e di rammarico, non sono dunque le antiche ricchezze feudali contestate nella canzone da cui siamo partiti. Non è qui questione di old money, ma al contrario di quattrini nuovi, di quella esplosione economica che stava facendo di Firenze la grande capitale europea dei traffici mercantili e finanziari, qui vista in tutta la devastante portata delle sue conseguenze nelle famiglie, nei rapporti interpersonali, nella vita della città. Viene chiaro allora che la ricchezza è comunque vile, quell'antica arroccata nella sua alterigia nobiliare e quella nuova preoccupata solo della sua smania di accumulazione protocapitalistica. E naturalmente può dispiacere, infatti a qualcuno è dispiaciuto, questo Dante così fieramente antimodernista, così avverso ai tempi nuovi. Qui ci si può limitare a osservare che in lui possiamo riconoscere il capostipite, nella nostra letteratura, di una genealogia non trascurabile di scrittori o di osservatori che di fronte al premere della fiumana del progresso e alla tirannia del profitto si sono levati a denunciarne i costi umani. Nella Firenze di Dante, la diserzione delle donne, abbandonate da mariti assenti, assorbiti dai loro traffici in terra di Francia, gli insensati costumi matrimoniali, a cominciare dalle doti delle fanciulle, troppo precoci, troppo esorbitanti, e perfino le case lasciate vuote di figliolanza, da mogli e mariti troppo ricchi e troppo egoisti per accettare la responsabilità della procreazione. La povertà, così riabilitata quale virtù civica, celebra infine il suo trionfo solenne nel canto undicesimo del Paradiso, nel Panegirico di San Francesco. Pagina celeberrima e sconcertante. Di San Franceschi ne abbiamo letti e visti tanti. Alla nostra memoria di moderni possono venire in mente il Francesco giullare di Dio di Rossellini, il Francesco arrabbiato contestatore sessantottino della Cavani, il gracile figlio dei fiori di Zeffirelli, sino al Francesco dell'ultima incarnazione televisiva, troppo bello e troppo mediatico, ma perfetto per l'era della civiltà dell'immagine. E anche Dante aveva già a disposizione un mito francescano consolidato e variato in fonti plurime, figurative e letterarie, delle quali gli tiene presente soprattutto la leggenda Maior di San Bonaventura. Ma il suo Francesco non è quello naif della predica agli uccelli o del lupo di Gubbio, non è il campione di carità che supera se stesso nel bacio al lebbroso, non è il paradossale lodatore di un'abiezione che si converte in perfetta letizia, non è nemmeno il poeta del cantico delle creature che abbraccia il sole e le stelle, il fuoco e l'acqua, la vita e la morte in un unico sentimento di traboccante gratitudine. Niente di tutto questo nel San Francesco di Dante. Tanto che a più di un interprete il suo è parso un San Francesco poco francescano o addirittura, come è stato detto, antifrancescano. Il fatto è che Dante impugna, sino dall'inizio del Panegirico, un filo insieme ideologico e retorico e lo svolge con imperterrita coerenza sino alla fine. Il suo Francesco è un personaggio ad una dimensione e questa è il suo rapporto con la povertà, con Madonna povertà. Tutta la biografia francescana viene letta così in chiave allegorica come un travolgente romanzo d'amore, tra un innamorato che cocciutamente, contro tutti, contro ogni ragionevolezza, si sceglie una compagna fra l'altro lungamente dispetta e scura, insomma che nessuno voleva, e per difendere la stravaganza della sua scelta, come nella storia di un vero e proprio matrimonio contrastato, rompe con la famiglia di origine, e inizia, sempre da lei accompagnato, un'avventurosa esistenza di sfide e di prove, dalla conquista del consenso papale, prima di Innocenzo, poi di Onorio, al passaggio in Oriente, in cerca di un'impossibile conversione dei musulmani. Le stesse stimmate intervengono qui non tanto a sancire la qualità di Francesco come alter Christus, quanto come la definitiva investitura di un cavaliere
che porterà l'ultimo sigillo, secondo il dettato dantesco, della sua nobiltà nella sua carne, nelle sue membra stesse. Perché questo è il San Francesco di Dante, un guerriero, un combattente innamorato, e la sua vita si legge con una chanson d'armi e d'amori. Si badi come lo stesso formarsi dei suoi seguaci, scalzasi Egidio, scalzasi Silvestro, dietro allo sposo, sì la sposa piace, sia presentato quasi come l'aggregarsi di una corte intorno ad un signore carismatico e, come cortesia richiede, alla sua piacente signora. Signora che il nostro cavaliere, morendo, raccomanda ai suoi fidi nel momento in cui spira giusto appunto fra le sue braccia, ovvero nudo, sulla nuda terra, nell'ultimo contatto fisico e, verrebbe fatto di dire, nell'ultimo bacio di Madonna Povertà. Qualche anno fa, nel 99, in mezzo ai luccichii della notte degli Oscar, un giullare moderno e benemerito lettore di Dante, Roberto Benigni, nel momento in cui veniva premiato per La vita è bella, se ne uscì, come qualcuno ricorderà, in una battuta assai incongrua, dato il contesto. «Ringrazio», disse Benigni, «ringrazio i miei genitori per il dono della povertà». Battuta strana davvero nel regno del lusso e della ricchezza. Eppure, proprio per questo, battuta rivelatrice. Come l'insopprimibile riaffiorare, in una sorta di ilare paradosso, dell'antico messaggio dantesco, di un Dante che nel suo San Francesco aveva esaltato lo strano potere dell'essere poveri, ovvero liberi d'ogni ricchezza, il potere di infondere nei cuori veramente gentili una misteriosa, innamorata felicità.